Anche oggi saranno pochissimi. Io spero che tutti noi possiamo essere tra quelli che trovano la porta stretta, la via angusta che conduce alla vita. Ma ci spaventiamo, no? Per questo pochi la trovano, perché fa paura, perché siamo molto ciccioni, spiritualmente, interiormente. Viviamo una vita pagana. Chi vive una vita pagana, cioè senza Dio, chi vive da orfano, ingrassa, 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 mangia, mangia, mangia e non ce la fa a passare per quella porta. E deve sempre darsi soddisfazione, deve sempre cercare qualcosa che lo plachi, che plachi le sue voglie, i suoi desideri. Per questo quella porta ci fa una paura da morire, perché il demonio ci ha convinto che dietro a quella porta c'è soltanto il nulla, che la via stretta, angusta, che conduce alla vita, è impossibile da percorrere. Sicuramente su quella strada perirai. Dice il Salmo 16, un salmo messianico: mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Per questo la mia sorte è caduta su luoghi deliziosi. La mia eredità è magnifica. Questo è il salmo di Davide, che è utilizzato anche da San Paolo in chiave messianica, come una profezia di Gesù Cristo, un salmo che si è compiuto perfettamente in Lui. Perché non abbandonerai, dice, il tuo santo nella morte, nella tomba, non vedrà la corruzione. Quello che Gesù avrebbe voluto tutti noi facessimo a Lui, lo ha fatto a noi, salvandoci dalla morte, amandoci. In Lui l'amore e la salvezza coincidono. Che cosa vorresti tu che un uomo, che tua moglie, che tuo marito, che i tuoi figli, i tuoi genitori, il fidanzato, le persone si facessero? Che cosa desideri dagli altri? Amore, vero? Amore, stima, rispetto, considerazione, accettazione, pazienza con i nostri difetti, che ci giustificasse, anche quando siamo proprio ingiustificabili. Questo sentimento di aver buttato via tutto, di aver sciupato le cose, aver sciupato quella relazione, aver sciupato... Per questo abbiamo paura di perdere l'altro, perché quando non riusciamo a controllarci, quando esce quello che noi veramente siamo, quello che noi veramente abbiamo nel cuore, questo fa male, o sono come delle pietre che tiriamo addosso all'altro, lo uccidiamo molte volte con le parole, con gli atteggiamenti, con l'indifferenza, con i giudizi, eccetera, con i rancori. Ma questo poi, quando giunge a destinazione, quando i nostri peccati giungono all'altro, giungono sulla pelle dell'altro, provocano qualcosa che comunque intacca qualcosa nella relazione. Questo avviene alle volte anche con i genitori, con i figli, con la moglie, col marito, no? Che tu fai qualcosa che lo assapori, lo sperimenti dentro, lo senti dentro, che si è inclinato a qualcosa. Molte volte questo sfocia poi nel divorzio, sfocia poi nella rottura di fidanzamenti, di amicizie, no? Amicizie di anni. Quello che tu veramente desideri, quello che io veramente desidero, che cos'è? Che non sia ineluttabile la conseguenza del mio peccato. Il peccato provoca la morte, fratelli, per questo è ineluttabile. Perché la morte, per un uomo, è esattamente l'ineluttabile. E se io provoco la morte in me e nell'altro, è evidente che da lì non si torna, non si può tornare, se si torna molto, molto, molto feriti. Penso alle grandi litigate, ai giudizi, a tutte le volte che un marito e una moglie si feriscono. Quello che tu desideri che l'altro faccia a te è umanamente impossibile. Per questo Gesù Cristo ha compiuto questa parola, per questo Gesù Cristo ha fatto a te ciò che Lui avrebbe desiderato tutti noi facessimo a Lui. Perché Lui ha desiderato, desidera, che noi potessimo fare a Lui ciò che Lui fa a noi, amarci. Il suo desiderio più profondo è che le persone possano perdonarsi veramente, che ci possa essere un cammino di ritorno del padre verso il figlio verso il padre, un cammino di ritorno per il marito verso la moglie, per la moglie verso il marito, un cammino che rompa l'ineluttabile. Per questo la strada che porta alla vita è molto stretta, è un cammino di umiliazione, è il cammino della croce, è quello che ha percorso Cristo per fare a noi ciò che Lui avrebbe desiderato che tutti potessimo e avessimo fatto a Lui, amarlo. Per amarci, cioè per rompere questo cerchio, questo assedio, questa cortina di ferro che è l'ineluttabile, che odora di morte, che odora di frustrazione, di delusione, che è una tristezza infinita per non poter rimettere i cocci a posto, per non poter rimettere le cose come erano prima. Ha dovuto percorrere un cammino che nessun uomo poteva percorrere, quella strada strettissima che nessun uomo col suo orgoglio poteva intraprendere, passare per quella porta minuscola, che è quella che distrugge l'orgoglio. La superbia e l'orgoglio sono quelli che rendono ineluttabile la riconciliazione,
L'amore è vero, non possiamo perdonare. Vedete che è tutto completamente negato il discorso della montagna. Cristo è passato per quella porta. Per te, per me. Ha aperto quella porta, ma è rimasta stretta. La porta larga, ampia, il cammino largo, che non suppone umiliazione, che non suppone potature, che non suppone il dolore vero per l'uomo vecchio, per l'uomo dell'orgoglio, per l'uomo che di fronte alla morte che gli ha provocato l'altra persona chiude e non torna indietro, il cammino che distrugge questo non può che essere stretto, molto angusto. La porta, piccolissima, la croce. Dove tu ed io vediamo crocifiggere l'uomo vecchio con Cristo per rinascere con lui a vita nuova. Allora quello che ci annuncia oggi la Chiesa attraverso questa parola è che dietro a quella porta stretta c'è la vita vera, la vita dove non esiste più l'ineluttabile, dove si può perdonare 70 volte 7, cioè sempre, dove per l'altro c'è sempre un cammino di ritorno a te, come per te c'è sempre un cammino di ritorno verso l'altro. Tra marito e moglie è rotta quella barriera che ci impedisce di passare da me a lui per incontrare il perdono. Diceva San Francesco ai suoi ministri: non sia mai che un frate venga da voi e non torni e torni senza il vostro perdono. Anche se lui non chiede perdono, fate di tutto perché lui possa riceverlo, perché da qualche parte deve finire la catena, questo eterno ritorno del rancore, del giudizio, questo eterno sanguinare delle nostre ferite che ci impediscono di guardare con la stessa tenerezza, con la stessa dolcezza chi c'è accanto e che ci ha fatto soffrire. Questo è soltanto Gesù Cristo e Cristo crocifisso, che ci accoglie in questa porta piccolissima e strettissima. È un'elezione. E questo oggi davanti a noi appare la parola dell'elezione, appare la parola della primogenitura. Noi siamo stati strappati all'ineluttabile, come una primizia, in mezzo a un mondo che fa pagare fino all'ultimo spicciolo chi ha sbagliato, dove regna l'ineluttabile, dove regna la parola fine sulle relazioni, sulle amicizie, su tutto. Il Signore Dio ha scelto un piccolo resto, ha scelto te, ha scelto me, ha scelto la sua Chiesa, come già accadde per il popolo di Israele in Egitto, proprio per salvare questa generazione, proprio per salvare ogni uomo. Ci ha santificati, dice San Paolo, ci ha scelti, ci ha amati, ci ha riscattati, ci ha lavati, ci ha santificati, ci ha messi da parte. Siamo nel mondo ma non siamo del mondo, ma siamo per il mondo. Per questo non possiamo disprezzare la nostra primogenitura, perché, come dicevo prima, la nostra sorte è caduta su luoghi deliziosi, la nostra eredità è magnifica, l'eredità è il regno di Dio già qui, dove non ci sono più quei confini angusti di odi e rancori. I confini della carne sono stati dilatati all'infinito attraverso questa porta stretta. È un'elezione. Per questi bambini, quando vengono battezzati, o anche gli adulti, il primo rito è il segno della croce, perché in quel segno c'è il passo alla vita eterna, c'è il passo al cielo, c'è il passo al regno dei cieli, dove siamo chiamati a vivere come una primizia per tutti, come primogeniti. Abbiamo una primogenitura, abbiamo un'elezione. Dio sta facendo cose meravigliose con noi, ci sta accompagnando, ci sta attirando a sé in un cammino di umiliazione attraverso la parola, attraverso i sacramenti, attraverso l'accompagnamento del magistero, della Chiesa, dei nostri pastori. Ci sta facendo entrare attraverso questa porta stretta, ci sta facendo camminare in questo cammino angusto dove noi possiamo vedere le malattie, possiamo vedere le difficoltà, possiamo vedere anche le ingiustizie come propedeutiche, come un aiuto per dimagrire interiormente, per vedere distrutto e polverizzato il nostro orgoglio. Tutto questo è una primogenitura, proprio perché stai crocifisso con Cristo e dalla croce vedi già il cielo. Oggi sarai con me nel paradiso. Ebbene, è impossibile dare questa primogenitura ai cani. I cani sono i pagani, erano considerati così. Non si può buttare nell'impurità, che erano i maiali, le perle. Sapete, le perle sono questo tesoro quasi nascosto in questo scrigno, che sono le ostriche. Tu non puoi buttare questo. Tu hai uno scrigno che è la tua comunità cristiana, dove impari ad essere casto, dove impari a non fare compromessi con il mondo, dove aiuti i tuoi figli a entrare in un combattimento di tutti i giorni per non buttare via la primogenitura, perché abbiamo una responsabilità enorme, perché se Dio ci sta salvando è per salvare questa generazione. Allora noi impariamo nella Chiesa come un'ostrica a difendere questa perla, perché questa perla è il segno del cielo, questo filo di perle, questo filo di grazia che il Signore fa indossare a una ragazza quando esce col suo fidanzato. Per questo difenderà la sua castità e viceversa. Ma questo vale per tutte le situazioni, al lavoro, in ogni situazione che noi siamo chiamati a vivere. Indossiamo questo filo di perle che sono incastonate ancora dentro questo scrigno prezioso che è la comunità cristiana, che è l'intimità con Cristo, che è questo giardino.
giardino chiuso del canto dei cantici, dove lo sposo viene a prendere possesso della sua sposa, a unirsi a lei perché insieme possano donarsi veramente al mondo, non buttare via la primogenitura, non un falso buonismo, non va bene tutto, siamo d'accordo con tutto, non è così, non così un padre con suo figlio, neanche così un marito con sua moglie, una moglie con suo marito, mai la verità nella carità profonda. Allora, uniti profondamente a Cristo, nella sua Chiesa, possiamo donarci, che è molto diverso da buttarci via, da svenderci. I martiri offrivano il loro sangue per non chinare la testa davanti all'imperatore, e questo è quello a cui siamo chiamati. Così vive un figlio di Dio, e l'imperatore oggi davanti a noi ha molte teste, ha molti aspetti: soldi, denaro, prestigio, oggi che non c'è lavoro, quanti compromessi affettivi. Se siamo uniti a Cristo veramente e stiamo entrando attraverso quella porta stretta, siamo crocifissi con Lui, noi ci consegneremo al mondo per salvarlo, offriremo il nostro sangue per il mondo, ma senza mischiarci con il mondo, senza mondanizzarci, passare per la porta stretta perché dietro a noi possa passare ogni uomo.